Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, alla nostra prima edizione flash della giornata. Apriamo con la crisi di governo perché cresce l'attesa per le dimissioni del Premier Giuseppe Conte, che a seguito del Consiglio dei Ministri salirà al Colle presso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il passo indietro ufficiale. Saranno poi avviate tutta una serie di passaggi istituzionali per garantire la nascita in tempi brevi di un nuovo esecutivo. Quali sono i possibili scenari? Quando il Presidente della Repubblica riceve le dimissioni del Premier, il Capo di Stato dà il via alle consultazioni dei gruppi parlamentari, che comunque in questo caso difficilmente inizieranno prima di mercoledì pomeriggio, poiché ci sono particolari tecnici nonché la preparazione dei locali con tutte le indispensabili sanificazioni a causa del Covid. Mercoledì mattina inoltre il presidente Sergio Mattarella ha in programma la cerimonia per le celebrazioni del giorno della memoria. A seguito delle consultazioni, il Presidente può decidere di conferire un mandato esplorativo a una personalità istituzionale. Così è avvenuto infatti nel 2018, quando fu proprio Mattarella a conferire questo incarico ai presidenti di Camera e Senato. Il Presidente della Repubblica però può anche decidere di dare il mandato pieno o esplorativo al Presidente del Consiglio uscente. Altrimenti il Colle può decidere di avviare delle proprie consultazioni con i Presidenti delle Camere, i rappresentanti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato e il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'ultima, l'estrema ratio, in caso di impossibilità accertata di formare un nuovo esecutivo, è che si decida di sciogliere le Camere per andare a votare, ed è questo essenzialmente uno dei desideri, delle scelte che vorrebbe che venissero effettuate dalla destra. Ora i casi Covid nazionali sono 8.561 i nuovi positivi registrati nella giornata del 25 gennaio, con 420 morti nelle ultime 24 ore, come confermato dal bollettino della Protezione Civile Nazionale. I test processati sono stati 143.116, risentendo, come spesso accade nelle ultime settimane, del minor numero di test che vengono effettuati la domenica. Il tasso di positività continua leggermente a salire, si attesta al 5,98%, in precedenza era il 5,3%. L'incremento delle vittime porta il numero complessivo ad 85.881 da inizio pandemia. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, c'è stato un calo di 7.648 rispetto alla giornata di ieri. Salgono però i ricoveri in terapia intensiva e anche per quanto riguarda la degenza ordinaria. Sono 2.421 i ricoverati in terapia intensiva, 21 in più nel saldo tra entrate e uscite, mentre invece gli ingressi giornalieri in degenza ordinaria sono stati 150. Consueto bollettino Covid emanato anche dall'unità di crisi della Regione Campania, che fa segnare 754 nuovi positivi con soli 7 sintomatici. I tamponi del giorno sono stati 8.384 con 20 deceduti, di cui 7 nelle ultime 48 ore, 13 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. Da inizio del periodo pandemico sono decedute in Campania 3.618 persone. Per quanto riguarda i guariti, 646 nelle ultime 24 ore. Invece, con il report di posti letto su base regionale, si svuotano leggermente le terapie intensive. Su 656 posti a disposizione della regione ne sono occupati 105, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria, 3.160 i posti a disposizione della regione tra offerta pubblica e privata, i posti letto occupati sono 1.455. È stato confermato il primo caso di variante brasiliana del Covid in Italia. È stata effettuata una valutazione presso l'ospedale di Varese. Si tratta di un uomo che è rientrato nei giorni scorsi proprio dal Brasile all'aeroporto di Malpensa dopo aver fatto scalo
a Madrid. Il soggetto è comunque in buone condizioni di salute, ma è stato deciso il ricovero in via precauzionale, al pari dei familiari che sono stati comunque sottoposti a tampone e sono sotto sorveglianza di ATS in Subria. Sono comunque state adottate tutte le misure di sanità previste dai vigenti protocolli sanitari per naturalmente evitare quanto possibile la diffusione di quest'altra variante sul nostro territorio. In relazione a quelle che sono le notizie e le immagini pervenute dall'unità di crisi e le verifiche effettuate che hanno testimoniato diverse situazioni di assembramento davanti agli istituti scolastici, l'unità di crisi della Regione Campania ha invitato con una nota ufficiale i sindaci locali a predisporre dei servizi di controllo da parte delle polizie municipali, soprattutto in quella che è l'ingresso e l'uscita degli studenti dagli istituti scolastici. L'unità di crisi ha comunque ricordato che è fondamentale mantenere la guardia alta per limitare i contagi, che questa situazione deve invitare tutti al rispetto dei protocolli di sicurezza e soprattutto ad osservare comportamenti prudenti e responsabili. Ora un fatto di cronaca perché un medico in servizio al pronto soccorso di un ospedale pubblico della provincia di Brescia è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del NAS, sospettato di omicidio per aver intenzionalmente somministrato a pazienti affetti dal coronavirus farmaci ad effetto anestetico e bloccante neuromuscolare, causando la morte di due di loro durante la cosiddetta prima ondata pandemica. Tre salme sono state esumate per essere sottoposte ad indagini di natura autoptica e tossicologica, poiché hanno rilevato all'interno di tessuti e organi di uno di loro la presenza di un farmaco anestetico e miorilassante comunemente usato nelle procedure di intubazione e sedazione del malato, che però, se utilizzato al di fuori di specifiche procedure e dosaggi, può determinare il decesso del paziente. Peraltro, nelle cartelle cliniche dei deceduti oggetto di verifica non compare la somministrazione di quei medicinali, indicata invece nelle cartelle di pazienti che poi sono stati effettivamente intubati, tanto da ipotizzare a carico dell'indagato anche il reato di falso in atto pubblico. Chiudiamo con l'andamento della curva pandemica a Caserta, con il consueto aggiornamento dell'ASL locale. Con il più recente bollettino si certificano 101 nuovi positivi, con 168 guariti e 9 deceduti, con il bilancio totale che scende di 76 persone. Come potete vedere dalla grafica, ci sono stati 1.008 tamponi processati, con il tasso di positività che è risalito fino al 10%. La città che ha fatto registrare il maggior numero di attuali positivi è Maddaloni con 269, seguita da Caserta con 167, poi Marcianise con 159. E con questa informazione sul Covid chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora al Prima TG delle ore 13:30. Da parte mia, grazie per averci seguito e a tutti voi, arrivederci.